Oggi si festeggia San Cesario di Nazianzo. Cesario, un derivato del nome Cesare, dal quale proviene anche il nome di Cesarina e Cesira, e a tutti questi nomi un grande augurio, soprattutto alle Cesarine e ai Cesari. È un nome etrusco che significa grande. Cesario nasce a Nazianzo, in Cappadocia, l'attuale Turchia, verso l'anno 330. Una vera famiglia di santi, anche i suoi genitori, Gregorio e Nonna, lo divennero. La sua biografia compare nell'opera composta in suo onore dal fratello maggiore San Gregorio Nazianzeno, dottore della Chiesa. Sin da giovane Cesario manifesta l'amore per il sapere, interessandosi a tutte le dottrine dello scibile che si insegnavano a quel tempo e frequentando prima le scuole della Palestina, poi quelle assai più rinomate di Alessandria. Oltre che di astrologia, di geometria, di fisica, di botanica, di teologia, Cesario si dedica con passione anche alla medicina e in particolare a quella che veniva chiamata la filosofia della medicina, cioè la patogenesi e clinica delle malattie. Molto giovane diviene medico alla corte di Costantinopoli e anche medico personale dell'imperatore Costanzo, che lo ricolma di varie cariche, tra le quali quella di senatore, e soprattutto gli dona molto denaro. Alla morte di Costanzo, l'imperatore Giuliano, nipote di Costantino, e passato poi alla storia con l'attributo di l'apostata, ricordate, vuole interrompere la tradizione cristiana con il ritorno al paganesimo. L'imperatore in un primo tempo non vuole coinvolgere l'illustre medico nella sua azione contro i cristiani, anzi cerca di convincerlo ad abiurare, sfoggiando durante le discussioni tutta la propria abilità di oratore e di sofista. Cesario però evita abilmente tutte le argomentazioni e gli astuti sillogismi dell'imperatore. Giuliano ne rimane talmente ammirato che gli conserva le cariche e tutti gli onori. Tuttavia Cesario decide di abbandonare la corte imperiale, ormai apertamente pagana, e coglie l'occasione per ritirarsi. Il tentativo di rinsaldare la potenza dell'impero tornando al culto dei numi pagani fallì poi miseramente. Giuliano l'Apostata morì in battaglia contro i barbari e si attribuiscono proprio a lui le significative parole pronunciate morendo: "Hai vinto, o Galileo". E sappiamo che il Galileo di cui parlava l'Apostata era Gesù. Cesario, dopo la morte di Giuliano, nell'estate dell'anno 363, tornò a Costantinopoli e l'imperatore Gioviano lo nominò questore della Bitinia. Ma un tragico evento lo induce ad abbandonare definitivamente la vita pubblica. Durante il terremoto del 367, che devasta alcune zone dell'impero d'Oriente, a Nicea in Bitinia, Cesario fu travolto dalle rovine della sua casa, riportando ferite gravissime e salvando la propria vita in modo quasi prodigioso. È per questo che San Cesario è anche invocato per essere risparmiati dalle scosse sismiche. L'episodio del terremoto ha determinato in Cesario una crisi spirituale profonda che lo portò ad abbandonare ogni pubblico incarico per dedicarsi assiduamente alla salvezza della propria anima. Chiese di essere battezzato e condusse davvero una vita penitente. Dopo la guarigione si dedicò alla cura gratuita dei poveri, ma l'anno successivo Cesario si ammala gravemente e muore. Nel testamento dispose che ogni sua ricchezza fosse donata ai poveri. Tale particolare viene citato nel commosso elogio funebre scritto dal fratello Gregorio, che è anche
la più autorevole fonte biografica pertinente su San Cesario, una fonte che è giunta fino a noi. Tale documento, ancora oggi consultabile, appartiene al corpus delle opere di San Gregorio il teologo e contiene, oltre alla commossa manifestazione di affetto fraterno, elementi di discussione sulla dottrina e anche sulla teologia. San Cesario è il patrono dei medici e invocato contro il raffreddore. Nel giorno di San Cesario noi ci rivolgiamo al Padre con le parole di Ruperto di Deus. O Dio, con i nostri occhi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto quando in lingue di fuoco dal trono divino sei disceso per fare della terra il cielo e degli uomini dei. Talora ovunque sparsi, noi figli di adozione, Abba, Padre, in te a Dio gridiamo, o Spirito Santo. Sono grandi, Signore, le tue misericordie, rianimato nella speranza, per esso io ti invoco, sigillo della fede, difensore dei credenti, luce, fuoco e fonte della luce, ascolta chi ti invoca e vieni. Se tu ci farai da guida, noi vedremo i volti del Padre e del Figlio e conosceremo che da essi scorri, o fonte di vita e fiume di pace.